Buonasera, io parlo a nome di Cleviria, vi porto le scuse di Corrado che no, non è presente, spero di essere una degna sostituta. Cleviria è service provider con la piattaforma Tela all'interno di TCBL, ma qui sono a presentarvi un'iniziativa che è nata all'interno di TCBL che è Radical Transparency. Questo progetto ha come obiettivo la ricerca e lo sviluppo di una consapevolezza sui temi della trasparenza lungo la catena di fornitura. Gli obiettivi del progetto sono la sensibilizzazione della catena di fornitura ai temi della trasparenza, la condivisione di strumenti tecnologici e non e di valori all'interno delle catene, la mappatura delle catene di fornitura e poi l'analisi e il report dei dati raccolti. Questo progetto ha come leader principali Leroy Merlin e Conforama Italia, quindi due grossi brand. L'approccio multi-brand, così come viene chiamato, è per Radical Transparency un elemento fondante, molto importante. Un approccio multi-brand sposta il focus, l'enfasi da un controllo, quindi da un senso di controllo della catena di fornitura in verticale, ad uno spirito invece più collaborativo tra tutti i vari livelli delle catene di fornitura. Quindi due brand, una serie di fornitori di primo livello e un gruppo di fornitori di secondo livello. Come si è svolto il progetto? Inizialmente vi è stata l'analisi del primo livello della catena di fornitura, fatta con un questionario sulla nostra piattaforma Tela, che si è completato in febbraio 2018. Quindi una volta analizzato il primo livello dei fornitori, siamo adesso nella seconda fase, che si concluderà a fine giugno, che prevede il coinvolgimento da parte del primo livello dei fornitori di secondo livello, quindi di tutti i subfornitori. Verrà poi analizzato tutti i risultati e a settembre avremo un report dell'analisi che è stata effettuata. Il primo livello ha coinvolto 73 fornitori comuni fra Leroy Merlin e Conforama, dislocati su 5 paesi in Europa, suddivisi in 14 categorie. Qui se ne riporta alcune, tra cui il tessile, falegnameria, giardinaggio, tutto quello che trovate poi all'interno dei negozi di Leroy Merlin e Conforama. Sono stati mappati, individuati, si sono registrati alla piattaforma e hanno risposto ad un questionario. Un questionario composto da ben 144 domande, quindi un questionario molto complesso, orientato agli aspetti di conformità sociale e ambientale. Quindi tutti i 73 fornitori hanno risposto e completato la valutazione. Il secondo step è da questa prima valutazione sono emerse una serie di questioni critiche, visibili nei report di analisi finale, in particolar modo l'assenza o la scarsità di coinvolgimento e di conoscenza delle tematiche ambientali a livello dei propri fornitori. Quindi i 73 che hanno risposto hanno dimostrato di non avere piena consapevolezza dei rischi ambientali lungo la loro catena di fornitura e la mancanza di un sistema destinato alla gestione dei fornitori. Quindi queste le prime due questioni critiche emerse dall'analisi. Dopodiché TCBL con i brand e con il supporto di Cleviria hanno sviluppato un ulteriore questionario che è adesso in fase di distribuzione, diciamo così, un questionario più breve da 47 domande su 6 tematiche principali, una serie di informazioni generali sull'azienda, prodotti, forza lavoro, sicurezza, ambiente e aspetti legali. Questo questionario è stato sviluppato dai vari soggetti coinvolti. È stato redatto tutto il materiale di comunicazione che il primo livello di fornitura, quindi i primi 73 fornitori, hanno trasmesso alla loro catena di fornitura per coinvolgerli all'interno di questo progetto sulla trasparenza. Siamo adesso nella fase in cui abbiamo le risposte, quindi iniziano ad aderire i vari fornitori e subfornitori al progetto e analizzeremo poi successivamente i risultati. Cos'è che sarà visibile? I subfornitori avranno una sorta di valutazione, vedranno i propri risultati. Il primo livello potrà avere un'idea, una
visione globale della propria catena di fornitura, quindi avere una sorta di mappatura, di prima analisi, di primo screening dei risultati. I brand coinvolti avranno invece una visione aggregata e anonima, giusto per questioni di privacy, anche per tutelare il mercato dei vari fornitori del primo livello. Quindi avranno una visione globale dei risultati. TCBL avrà un report di tutta questa analisi, di questo business case, nonché la disponibilità della checklist, quindi del questionario, per poterlo appunto distribuire ai propri associati che vogliono partecipare e avere una valutazione sulla propria conoscenza della trasparenza. Grazie mille.